Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech. Oggi grosse novità da parte dei nostri Echo Show. Attualmente solo per l'Echo Show 8 di seconda generazione e l'Echo Show 10. Si era già parlato tempo fa, più o meno verso metà dicembre dell'anno scorso, della possibilità di utilizzare i gesti per poter disattivare i nostri timer e per poter mettere in pausa la musica che viene riprodotta dai nostri dispositivi. E quindi è giunta finalmente anche in Italia la possibilità di utilizzare i gesti per comandare il nostro dispositivo vocale, e adesso andremo a vedere come si fa. Per poter attivare la funzione della gestualità basterà entrare nel menu a tendina, andare nelle impostazioni, dopodiché si va su opzioni del dispositivo, gesti visivi, attivate il flag posto qui a destra. E qui, come viene specificato, bisogna essere nel raggio di 1,5 metri dal dispositivo perché questo riesca a funzionare al meglio con questo tipo di funzione. E adesso vi faccio vedere come funziona. Timer 3 secondi. 3 secondi, a partire da ora. Sta suonando, io passo la mano. Mettendo la mano davanti, si blocca il timer. Come avete visto, è davvero semplice poter utilizzare la gestualità col nostro dispositivo. È molto reattivo, risponde molto bene al movimento della mano. Quindi la realizzazione di questo aggiornamento del software è andata a buon fine. Per quale motivo viene fatto questa cosa? Perché se magari siamo in cucina e si sta cucinando qualcosa, abbiamo le mani sporche, impastate per non voler toccare il nostro schermo, possiamo alzare semplicemente la mano e fermare il timer. O se magari stiamo ascoltando la musica e nel frattempo parte anche il timer, possiamo alzare la mano per fermare l'una o l'altra cosa. È una funzione che secondo me è molto utile e spero che a breve verrà ampliata anche su tutti gli altri dispositivi dotati di schermo. Quindi ad esempio l'Echo Show 15. Sarebbe un peccato averlo solamente sull'8 e il 10. Bene ragazzi, il video si conclude qui. Spero di essere stato esaustivo e che questa novità sui nostri Echo Show possa essere utile anche a voi. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao!